Buonasera e ben ritrovati a Calcio Totale. Questa è l'ultima puntata della stagione perché, come sapete, domani si conclude questo sfortunato e triste campionato del Pescara a Firenze con la partita Fiorentina-Pescara. Intanto l'ultima partita in casa del Pescara è stata una partita, almeno da un punto di vista del risultato, positivo. Il Pescara ha vinto contro la già retrocessa Palermo, ma questo non allevia le sofferenze di una stagione francamente tutta da dimenticare. Per questa ultima puntata poi torneremo ovviamente, come è nostro consuetudine, con tre puntate del meglio di Calcio Totale, quindi vi faremo comunque compagnia durante anche il periodo estivo, fatto salvo che avremo anche delle finestre magari sul calciomercato, ma di questo poi vi sarete informati, diciamo, dalla rete, da TG8 Sport. Per quest'ultima puntata, oltre a un bel libro su un tema di grandissima attualità, di cui parleremo però nella seconda parte della trasmissione, con me Stefano Buda, direttore di ABR 24 News. Ciao Stefano. Buonasera. Quest'anno ci hai accompagnato spesso in trasmissione, mi sembrava giusto che fossi anche nella puntata finale. Insomma, come ti sei trovato intanto? Ma sicuramente, ma, cioè, la verità, male. Puoi dire la verità. Mi sono trovato male. No, vabbè, insomma, mi faceva piacere concludere questo ciclo con voi. Insomma, ci siamo visti di frequente, come sapete, insomma, si parla bene di calcio, insomma, in un bel clima, quindi insomma era un piacere, è sempre un piacere venirvi a trovare. Speriamo che l'anno prossimo, oltre a parlare bene noi, Stefano, ci siano anche i contenuti, diciamo, perché ovviamente si dice sempre che i risultati fanno passare qualunque cosa. Nel caso del Pescara di quest'anno, francamente, i risultati sono stati difficili. È stata un'annata difficile, è stato difficile anche commentare, non solo per noi, ma anche per le altre trasmissioni, certo, no? Certo, è sempre, insomma, quando le cose vanno bene, insomma, c'è sempre anche un'altra carica e un altro entusiasmo anche per gli addetti ai lavori, quindi diciamo che insomma, è stato un anno difficile per la squadra, per la società e decisamente anche per l'ambiente nel suo insieme, a partire dalla tifoseria che insomma ha sofferto non poco questa stagione oggettivamente fallimentare, insomma. E con noi questa sera non è per l'ultima puntata, per impegni lavorativi, sta chiudendo il giornale al centro il collega Giovanni Tondonati, che salutiamo dal video, ma che più tardi proveremo anche a chiamare per salutarlo in diretta. È invece con noi, e non poteva mancare perché non è stato mai assente, perché vero, diciamo, vero, si fregia del titolo di sempre presente, sì, il nostro bomber, il centravanti del Corriere dello Sport, Giancarlo Febbo. Ciao. Grazie, Giancarlo. Molto gentile, molto gentile. Allora, per tua gioia siamo arrivati alla fine del campionato. No, siamo stanchi un po' tutti, sinceramente, perché effettivamente, abbiamo detto, parlare sempre di sconfitte è abbastanza triste. Anzi, questa settimana c'è anche qualcosa di diverso rispetto al solito. La vittoria. Come post, poi come pre... diciamo, l'ultima non sappiamo come andrà a finire, ma comunque vada, è stato un insuccesso, diciamolo pure. Giancarlo, finisce un'altra stagione, siamo arrivati alla quarta stagione, che bilancio trae? Un bilancio positivo, negativo? Sei divertito? Mi sono divertito. Quest'ultima ci siamo un po' stancati perché non è piacevole parlare sempre di sconfitte, soprattutto per la delusione, perché ci aspettava un campionato molto diverso, anche perché era iniziato sotto i migliori auspici con le prestazioni delle prime partite. È un peccato, sinceramente. Ora non so quando rivedremo la Serie A. Vabbè, ma mai però, dire mai, però, nel 2012, però, nel 2013. Soprattutto quando rivedremo una Serie A così abbordabile, perché quello è il rimpianto. Però forse adesso maggiore. Non fate come al solito, indisciplinati, a esatto. Cominciare a entrare nel merito dei temi che affronteremo da qui a poco. Sì, volevo dire che volevo scusarmi, io sono raffreddato, quindi ogni tanto potrò fare qualche starnuto, sarai perdonato. Allora, vi ricordo che potete seguire anche la trasmissione in diretta streaming sul sito di Rete 8, rete8.it, a partire più o meno dalla mezzanotte sulla rete invece Rete 8 Sport, canale 11 del digitale terrestre, potete rivedere anche la replica, e da domani mattina troverete la trasmissione sul sito di Rete 8 e anche sul sito della trasmissione calciototale.eu. Prima di mandare l'editoriale e prima di quindi iniziare la trasmissione, volevo ringraziare, lo faccio all'inizio della trasmissione dove probabilmente l'attenzione è diversa e comunque per non correre il rischio di dimenticarmi, innanzitutto
Dino D'Angelo, il mio angelo custode in regia, è stato bravissimo come sempre a interpretare non solo i miei desiderata, ma a accompagnare tutta la trasmissione con grande professionismo, spirito di abnegazione e poi soprattutto ci siamo anche molto divertiti insieme, di questo lo ringrazio e attraverso Dino D'Angelo ringrazio ancora una volta per questa stagione la proprietà di Rete 8 e tutti i colleghi di Rete 8 con i quali ovviamente anche quest'anno mi sono trovato bene, spero vi siate trovati bene anche voi telespettatori che ci seguite, insomma da quello che sentiamo, che ci dite quando ci incontriamo per strada sappiamo che la trasmissione è di vostro gradimento, speriamo l'anno prossimo però di oltre diciamo al gradimento rispetto alla trasmissione ci sia anche un gradimento rispetto ai risultati, ma su questo sapete che in questa trasmissione noi siamo ottimisti perché siamo ottimisti in colui che condurrà le redini della squadra il prossimo anno. Dico a Dino che ringrazio ancora una volta in diretta che subito dopo l'editoriale o durante l'editoriale proviamo a metterci in contatto telefonico con Giovanni Tondonati presso la sede del centro per far arrivare anche il saluto di Giovanni ai nostri telespettatori. E adesso è davvero tutto, godiamoci quest'ultimo editoriale e poi iniziamo la discussione. È finita. Un campionato brutto, bruttissimo per il Pescara, giunge finalmente a capolinea. Dopo la vittoria casalinga contro il Palermo, resta l'ultima formalità da sbrigare per archiviare ufficialmente la stagione, la partita contro la Fiorentina. Manca poco dunque, 90 minuti, per cominciare a pensare a un nuovo campionato. Un campionato, il prossimo, che si annuncia elettrizzante soprattutto per il parterre qualificato che si presenta ai blocchi di partenza. Bisogna ripartire subito e con slancio e per farlo non c'è che una ricetta, rinnovare completamente la rosa a disposizione. Non sarà facile ma bisogna provarci, una squadra nuova e giovane per ridare slancio a una piazza giustamente delusa e disillusa. Una squadra giovane capace di osare in campo e di coniugare bellezza del gioco e risultati. Questa è la missione di Zeman, restituire il sorriso e le vittorie a un pubblico che aspetta solo questo, bel gioco e vittorie appunto. La strada da seguire è quella che Zeman e Pavone prediligono, scegliere giovani calciatori nelle categorie inferiori, ragazzi che hanno voglia di correre e di imparare, per sfidare tutti a testa alta e senza paura. Una squadra costruita con calciatori di proprietà, in grado di garantire anche la sostenibilità economica della società. Nell'attesa di conoscere dunque i nuovi calciatori che formeranno la rosa del Pescara prossimo 21, noi andiamo in vacanza. Ci ritroveremo il prossimo anno con l'augurio e la speranza di raccontare un campionato diverso da quello che sta per terminare. Più bello, giocoso e soprattutto ricco di vittorie. Buon calcio a tutti. Arrivederci a questa sera. Per ieri sera, forse sono stato.
esagerato, non farci caso, se ancora poi la 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 rivederci, la 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 rivederci, che dispiacere. Eccoci quindi rientrati in studio. Giovanni, sei in linea? Buonasera a tutti. Ciao Giovanni, ti abbiamo fatto una sorpresa, non pensavi che ti avessimo chiamato questa sera, no? Sorpresa graditissima, grazie. Intanto come stai Giovanni, stai chiudendo le pagine? Sì, sì, tutto bene, c'è ancora tempo per chiuderle, però tutto bene, si lavora. Allora, da un punto di vista sportivo credo non ci siano grandissime novità, anche perché ormai il campionato è archiviato, giusto? O c'è qualche novità sul giornale domani in edicola? No, vabbè, ci avviciniamo a questo mesto saluto, Oscar, a questo campionato che si chiuderà domenica a Firenze, dove peraltro il Pescara ottenne l'ultima vittoria, no? Esterna in Serie A, a parte il successo a tavolino contro il Sassuolo, e c'era anche Giancarlo Alfranchi. Sì. Allora Giovanni, no, ti avevamo chiamato... Diciamo perché... che è iniziato il lavoro di ricostruzione, ormai già da un po', Oscar, come ben sapete. Perfetto. No, Giovanni, scusa, che io stavo giocando col telefonino. E mi ha fatto una chiamata mentre tu eri al telefono. Quindi stasera indisciplinatissimi, cioè no, rompete le righe e già in atto. Giovanni, no, ti ho chiamato. Cioè, quando si dice la vecchiaia è una brutta bestia. È vero, sappiate che è vero. Ti ho chiamato Giovanni per farti fare anche a te un saluto ai telespettatori, perché tu insieme a me e Giancarlo sei la trasmissione, quindi mi sembrava giusto darti questa possibilità e penso anche questo piacere, no? Eh sì Oscar, io ti ringrazio, ringrazio te, ringrazio Giancarlo, ringrazio Dino e tutti quelli che ci sono stati vicini e ci hanno accompagnato in questa stagione che purtroppo è stata sfortunata per il Pescara, insomma si guarda già al futuro sperando di ripartire bene. Un saluto a tutti i telespettatori. Allora salutaci tutti i colleghi del centro, a cominciare dal direttore Primo Di Nicola, e ci vediamo ovviamente Giovanni all'inizio del prossimo anno. Stiamo lavorando a un restyling della trasmissione, vedremo che cosa ci serverà il futuro. Buon lavoro! Grazie, grazie, un abbraccio a tutti. Ciao. E grazie anche a Giovanni Tondonati. Nel frattempo noi stiamo seguendo Carpi Frosinone, la partita di playoff. Andata, che sì, tipo andata. Di partita, eh? Che partita stai vedendo? Una bella partita? Beh, abbastanza divertente. Il Carpi attacca di più, anche perché fa la prima in casa e soprattutto non può godere dei due risultati su tre, quindi dovrebbe cercare di vincerla questa partita. Il Frosinone è pericoloso in contropiede, è chiaro che il Frosinone dopo essere arrivato alla pari col Verona e quindi non aver ottenuto la promozione diretta solo per la differenza reti, è chiaro che adesso psicologicamente non è facile ripartire da capo, resettare tutto. Certo, è clamoroso perché appunto Stefano è arrivato il Frosinone a pari punti con una squadra che è stata promossa. Diciamo, certo, ci sono delle regole, però brucia molto questo, no? Assolutamente, insomma, lì una volta è un po' per la traversa che ci ha separato dalla Serie A, dello spareggio con il Bologna. Sì, con la differenza ovviamente adesso c'hai l'occasione per dimostrare di meritarla, però no, purtroppo i playoff sono una lotteria, non c'è nulla di scontato. Poi, diciamo, da quello che stiamo vedendo, ecco, queste battute, tra l'altro, insomma, torna anche un po' di nostalgia per quello che abbiamo vissuto lo scorso il anno. Il protagonismo, insomma, ci ricorda... del Pescara dello scorso anno. Direi che anche che la semifinale del Pescara a Novara fu anche piuttosto, decisamente più spettacolare di quella a cui stiamo assistendo adesso, e anche, insomma, con dolci ricordi per l'ambiente. E va bene, l'anno prossimo... Chiaro che il Frosinone può farcela, sì. Perché poi, come si dice... Ricordiamo dell'ex Marino, che quasi tutte le neopromosse, diciamo due terzi delle neopromosse retrocedono in Serie A, è pur vero che le retrocesse poi, se dovesse passare il Frosinone, due terzi delle retrocesse risalgono, quindi può essere anche... E di buon auspicio, anche se tu, come sappiamo, non lo diciamo, però tu preferiresti fare grandissimi campionati di Serie B, ma la Serie A la vuoi a patto che non si soffra. No, io vorrei fare tanti grandissimi campionati di Serie A, però dico che per l'anno prossimo poi ognuno si mette, diciamo, a misura che ritiene opportuno il livello delle aspettative. Io non lo alzo tantissimo, perché non è che adesso, siccome c'è Zeman in automatico,
si va in Serie A, non è così. Allora, no, partiamo da qui allora, Giancarlo. Sì. Nell'editoriale ovviamente lasciamo perdere ormai il campionato trascorso, cioè, il Pescara ha vinto con il Palermo, sì, ha fatto vedere anche delle buone fasi di gioco, però insomma a questo punto è davvero molto ininfluente. Allora, partiamo proprio da qui. Intanto la prossima Serie B si preannuncia una Serie B quasi da altri tempi. Sì. Sono ricomparse squadre che non c'erano da tanto tempo, sarà una Serie B molto combattuta, no? Molto, certo, difficile. Anche perché le squadre che sono ricomparse sono molto solide economicamente, quindi penso al Venezia, alla Cremonese, anche il Foggia, lo stesso cioè. Foggia, poi vediamo quale no, sarà. Però Cremonese in particolare, sì, Foggia è anche solido, però la Cremonese, la proprietà della Cremonese è una delle più grandi industrie d'acciaio d'Europa e la proprietà del Venezia è di un signore italo-americano che è stato proprietario anche del Bologna. Quindi. E dopo dobbiamo vedere quale sarà l'altra squadra che salirà, perché se dovesse salire il Parma, penso che... Scusami Stefano, te lo dico in diretta, mi dicono che devi allontanare il cellulare, non so che significa, forse ce l'hai acceso, ma dà fastidio. Sì. Ecco, grazie Dino, l'abbiamo detto in diretta, abbiamo fatto prima. Sì. Dicevo no, quindi una serie. No, anche perché abbiamo provato a dire, ma lui proprio non guardava. E quindi l'abbiamo detto, forse la cosa migliore. Dicevamo Giancarlo, al Venezia, alla Cremonese, che sicuramente allestiranno delle squadre importanti, probabilmente il Foggia, questo Foggia, lo sapremo. Il Foggia, vediamo quale sarà l'altra che soprattutto sale. Poi ci sono, vediamo quale sarà l'altra. Se sale il Parma è un'altra squadra ambiziosa. Importante. E poi bisogna tenere presente delle grandi deluse di quest'anno, cioè squadre che non hanno conquistato la Serie A, penso al Cesena, penso al Bari, cioè sarà una sì, Serie diciamo, molto agguerrita, diciamo oltre al Palermo ovviamente diciamo e al Pescara. Che tra Cesena e Bari c'è una differenza di ambizione che corrisponde anche alla questione economica della società. La società non ha, il Cesena non ha una società fortissima, mentre il Bari sicuramente ci riproverà. Però io non è per vigliaccheria che ho abbassato il mio livello delle aspettative, proprio perché non è mai facile, cioè un campionato che è cambiato, è diventato più competitivo, si avvicina un po' di più alla Serie A, anche se poi c'è un abisso da un punto di l'abbiamo vista. L'abbiamo visto quando il Pescara è andato in Serie A. C'è un abisso però relativamente perché per esempio il Crotone, di cui immagino che parleremo dopo, alla fine aveva una squadra che era giudicata da tutti debolissima eppure che poi è stata la stessa squadra cioè che, non da che molti, teoricamente si è quasi indebolita. Puntualizziamo, da molti ma non da tutti. Molti anche qui a Pescara continuano ancora a sostenere dopo la retrocessione che Pescara non aveva sì, la rosa. Scusami che ho sempre sostenuto che la rosa di Pescara era più scarsa tecnicamente. Purtroppo mi danno ragione. Sì, io diciamo, faccio un'equazione elementare perché quello che ho sostenuto io lo ha detto anche Zeman, quindi siccome Zeman secondo me è più competente di te, ci abbiamo ragione noi. È un'equazione basica, però... Più che la rosa più scarsa, probabilmente la rosa assemblata nel modo peggiore. Nel senso che individualità di valore c'erano anche. Cioè noi vediamo... Cristante che sta facendo benissimo con l'Atalanta, Aquilani è in pianta stabile nell'11 titolare del Sassuolo, quindi evidentemente se non hanno reso in quel contesto di squadra, evidentemente perché era una squadra che è stata assemblata in un certo modo, con quelle carenze oggettive che ci siamo sempre detti nel reparto difensivo e soprattutto in quello offensivo, perché insomma si è giocato praticamente un campionato intero senza il vero centrante titolare che nei piani era Bebe. È tutto insomma quello che però abbiamo detto per una stagione. C'è da dire un aspetto, scusate, prego, che è un altro tema di riflessione. Così come si dice che quando si vince solo se sono presenti tutte le componenti, la squadra, la società, il pubblico, la stessa cosa vale quando si perde. In questo caso è il risultato dell'alchimia di tante cose, Giancarlo, di una rosa sicuramente meno, non competitiva, per me la meno competitiva, poi si può discutere se è la meno competitiva o la penultima o la terzultima, sicuramente non hanno funzionato anche altre cose, non ha funzionato un raccordo forte con la conduzione tecnica fino a quando c'è stato Massimo Oddo, perché altrimenti ci sarebbero stati risultati, non consideriamo la parentesi zemaniana perché Zeman è stato preso per il prossimo anno in una condizione già compromessa, non c'è stato una forte sinergia a questo punto anche tra la società, la squadra e il tecnico, perché quando le cose non funzionano le responsabilità vanno equamente suddivise, poi c'è chi ne ha di più e chi di meno. Va no, bene, sì, io diciamo non è semplice sintetizzare proprio al massimo il campionato, io la vedo così,
quando il Pescara aveva una sua identità, una sua fisionomia di gioco, perché io continuo a dire che il Pescara nel girone di andata ha fatto delle ottime prestazioni, mancava l'elemento in grado di fare sintesi, di segnare, perché lo sappiamo perché. Quindi Manai non era ancora acerbo, Baybeck sempre infortunato, eccetera, eccetera. Però questo non mi sembra un aspetto da poco, cioè, è la conferma che è stata una squadra costruita male. Sì, ma più che squadra è mancato il reparto offensivo, secondo me. Dopodiché, quando è arrivato Zeman, diciamo, il mercato era chiuso, quindi era impossibile fare un mercato di riparazione che fosse funzionale al gioco di Zeman. E poi, diciamo, ultimamente noi adesso facciamo finta di non averlo sentito, però l'abbiamo sentito quello che ha detto il presidente domenica. Ha detto Trotta e Falcinelli noi ce l'avevamo, però non li abbiamo voluti. Poi non so a chi si riferisse. Se non l'ha voluto il tecnico, l'ha fatto capire abbastanza chiaramente. Mi sembra che non l'ha voluto il tecnico. Sì, però per questo, perché il centro, io su questo ho letto anche delle cose che non condivido. La squadra l'ha fatta Oddo, si è assunto le responsabilità in tempi non sospetti. Adesso non è che perché è andata, ma cioè quando abbiamo non dovuto è che Oddo giudicare non voleva Oddo, scusami, Gianca, sì, voleva un altro Oddo tipo di attaccante e giocava bene, noi l'abbiamo giudicato per quello che era. Quest'anno ha fatto male, non capisco perché non si possa criticare. Ha fatto un ottimo lavoro a Pescara nel campionato di Serie B. Insomma, ha sbagliato la Serie A, ha commesso degli errori in questo campionato, ha sbagliato, non credo gli acquisti. Che sia nessun peccato. Ora è chiaro, questa è la voce del presidente, bisognerebbe capire che cosa dice Oddo rispetto a questa cosa. Alla diciamo prima che occasione secondo utile, me io non devo fare l'avvocato difensore di Oddo, ci mancherebbe, certo. Però non è che lui non voleva l'attaccante, certo. Voleva un attaccante diverso, no, però, da quei due, diciamo, che il presidente si è posizionato in un modo abbastanza sarebbe netto, interessante, sì, certo, avere adesso Oddo per capire allora. Questi Trotta e Falcinelli, chi non l'ha voluto? È vero anche che vista come è andata, voglio dire, se l'alternativa era Manai e Baybeck in queste condizioni, meglio Trotta e Falcinelli sicuro. Beh. No, vabbè, Oddo voleva di come hanno reso, voglio dire, a Crotone. Che vabbè, si era parlato di tanti attaccanti, di quello di Berghessio, di vabbè, quello dell'Atalanta, che sfugge il nome, di Borriello. Erano anche questioni. Gilardino alla fine, non ha giocato perché evidentemente ha avuto dei problemi al ginocchio e l'abbiamo visto. Però inizialmente anche Gilardino era un attaccante che poteva andare bene per il gioco di Oddo e invece è rimasto lì per altri motivi, per questioni di, diciamo, di affari suoi, perché c'ha delle attività commerciali a Firenze, quindi ha fatto quella scelta. È andata come è andata, diciamo. Allora, un altro tema, prima abbiamo un po' di minuti prima della pubblicità, un altro tema che avevo affrontato era quello del futuro adesso. Io penso che avendo scelto il presidente un allenatore come Zeman e avendo confermato, da quello che mi risulta, alla conduzione, diciamo, della direzione sportiva Peppino Pavone, io suppongo, e sappiamo già che ci si sta muovendo in questa direzione, che si voglia costruire una squadra di giovani. Primo punto, probabilmente, anzi quasi sicuramente, che provengono dalle serie inferiori e quindi sconosciute più, che non costino poco o niente e che quindi si pongano le condizioni per creare, Giancarlo, una squadra con giocatori di proprietà in grado di garantire anche un futuro da un punto di vista, anzi se andiamo prima a Stefano, anche da un punto di vista economico più tranquillo alla società. Secondo te è questa la direzione che seguirà? La direzione è assolutamente questa, già insomma le prime mosse, no, con gli acquisti di Mancuso, che insomma ha già dimostrato di essere, insomma, un giocatore molto interessante. A parametro zero. A parametro zero, proietti, ecco. La società, già i primi segnali che arrivano vanno in questa direzione e sono segnali che insomma delineano un quadro che a me convincerebbe decisamente, insomma anche è un discorso che fa un po' anche il paio con quello che diceva prima Giancarlo, cioè di andare a affrontare il prossimo campionato con serenità, andare a vedere uno spettacolo, perché avere alla guida tecnica Zeman è garanzia di spettacolo, avere una squadra fatta di elementi giovani, di prospettiva da valorizzare e poi possibilmente tentare, diciamo, il pronto riscatto. Sembrerebbe un discorso, diciamo, idilliaco se il calcio fosse un qualcosa
di razionale dove l'elemento emotivo non conta. Ecco, invece l'aspetto che a me preoccupa è l'aspetto ambientale, perché purtroppo abbiamo già avuto la settimana scorsa qualche assaggio, no? C'è questa contestazione rispetto alla società, è stato coinvolto per la prima volta anche Zeman. Ecco, il mio timore è che con una squadra giovane, assolutamente nuova, che ripartirà da zero, che quindi probabilmente avrà anche bisogno di tempo per carburare, per assemblarsi, ecco, ripartire in un clima che in qualche modo ambientale non è idilliaco, potrebbe avere dei contraccolpi. Giancarlo, sì. Allora, questo duo che si è riformato a Pescara, Zeman e Pavone, che hanno segnato, sì, diciamo, 4-5 anni importanti nella Serie A quando costruirono il fenomeno di Zemanlandia. Intanto ti convince riproposta a Pescara, e pensi, certo, che sia quella la direzione, quella che abbiamo delineato, o credi, sì, che loro proveranno a fare anche qualche colpo diverso, qualche giocatore di categoria, guarda, magari un po' più grande? Innanzitutto la cosa più importante è mettere a disposizione di Zeman giocatori adatti al suo gioco, perché abbiamo visto quanto ha sofferto lui e quanto abbiamo sofferto noi nel vedere che questi, quelli attuali, anche se hanno cercato di applicarsi, ma proprio non ci avevano quella spensieratezza, quella maturità. Mi sembra che l'abbia detto anche Fiorillo nell'ultima intervista, ha detto: purtroppo non siamo riusciti ad avere il coraggio che ci chiedeva il mister. Non è semplice, non è che ce l'hanno già gettare il cuore oltre. È chiaro, come caratteristica, cioè, non è questione soltanto di essere giovani, perché quei due giocatori che ha già preso hanno 26 anni, 24-25 anni, nella piena della, sì, maturità, ecco, non, cioè, è questione di essere giovani. Io sto discorso giovane, di giocatori bravi, adatti, giocatori affamati. Ecco, la Padula quando è arrivato non era giovane, aveva quasi 30 anni, però era affamato, certo, quindi certo. L'importante è che siano affamati. Poi il discorso di proprietà è chiaro, il Pescara le ha sempre fatte le plusvalenze, nessuno può insegnare a Sebastiani come farle, perché lui, diciamo, è bravissimo in questo senso. Poi è chiaro che il risultato sportivo va sempre considerato in una società, perché se tu c'hai una società ottima che paga tutti gli stipendi e poi perde tutte le partite, un po' che è quello che è successo quest'anno, uno, certo, avrebbe voglia di dire: vabbè, non glieli pagate gli stipendi e aspettiamo a questi perdenti, per dire. No, è chiaro, è giusto che la società sarà così, ma Sebastiani è un maestro nelle posizioni, perché ne ha fatte sempre tante da quando è arrivato, perché noi ricordiamo Verratti, la Padula, ma ci sono stati anche altri, c'è stato Torreira, c'è stato il giocatore che Melchiorre che è andato al Cagliari, Quinteiro, Quinteiro, quindi voglio dire, questo è l'ultimo dei problemi, perché, sì, stiamo parlando, no, di, diciamo, uno specialista, cioè, che fa bene a tenere i conti in ordine, sa come fare. Ora il discorso importante è dare a Zeman dei giocatori che, anche se non sono dei fuoriclasse, quindi non ti fanno vincere il campionato, giocatori adatti al suo gioco, che sposino la sua filosofia, perché è una filosofia spregiudicata che non è facilissima da adottare. Dove si può trovare e rintracciare il problema in questo senso? Nel fatto che Pescara attualmente ha ancora, mi sembra, 17 giocatori contrattualizzati. Sì. Cioè, non è ne che abbiamo ne ha parlato la settimana scorsa, il quindi, problema adesso sarà, diciamo, certo, l'argomento, allora, è più, dobbiamo andare, prima andiamo di andare in pubblicità, sì, volevo dire che è finito il primo tempo, Carpi, Frosinone 0-0, sì, dalle statistiche aveva ragione Stefano, perché leggevo alla casella tiri in porta 0 per il Carpi e 0 per il Frosinone, quindi una noia mortale. Allora andiamo in pubblicità e poi rientriamo e continuiamo la nostra discussione in studio. Allora, eccoci qua. Siamo ritornati, Giancarlo come al solito questa volta ha utilizzato dei diversivi puntando diciamo sul paese di mia madre, quindi sono un po' arrabbiato. Allora Giancarlo, guarda, chiediamo a Dino di mandare il backstage di quello che è di quello che hai detto prima. Allora ripartiamo da un'autocelebrazione scandalosa. No, sì. Vabbè, l'ho detto in privato, però. In privato. Allora, ripartiamo Giancarlo da un tema. Si è molto discusso, e il presidente Sebastiani spesso sottolinea questo aspetto, che molti parlano a sproposito di questo famoso paracadute. Ah. Allora, prima di capire bene, capire il vostro parere su chi potrebbe retrocedere domani tra Crotone e Empoli,
Volevo chiederti, Giancarlo, ci spieghi questa storia del paracadute, che cosa succederà, che cosa può succedere? Vabbè, il paracadute è una somma destinata alle squadre che retrocedono per fare in modo che riescano ad ammortizzare meglio il calo di categoria. Perché? Perché tu quando stai in Serie A c'hai dei contratti pluriennali con giocatori di Serie A che sono molto più alti, come tetto, di quelli di Serie B. Quindi è chiaro che una squadra quando retrocede rischia di trovarsi in cattivissime acque da un punto di vista finanziario, con tutti questi giocatori che magari non riesce a piazzare, e quindi c'è questo paracadute che complessivamente è stato stabilito che è di 60 milioni di euro. Per tutte e tre le squadre, da suddividere? Da suddividere tutte e come tre. Come si suddivide? Però si suddivide che praticamente chi è rimasto in Serie A per almeno 3 anni, e quindi in questo caso il Palermo e l'Empoli, prende una somma importante, chi retrocede al primo anno molto di meno. Quindi il Pescara, che è retrocesso dopo un solo anno, quindi non conta quanti anni nella storia ha fatto la Serie A, è retrocesso dopo un solo anno, quindi ha diritto a 10 milioni di paracadute. Il Palermo, che ha diritto a 25 milioni di paracadute. Ora, la situazione è questa, infatti è nata anche una polemica in questa settimana: se dovesse retrocedere il Crotone prenderebbe altri 10 milioni e arriveremmo a quota 45 milioni. I 15 che residuano andrebbero alla squadra che ha più titoli, che in questo caso il Palermo, qualora non riuscisse ad andare in Serie A nell'anno successivo. Quindi se per esempio il Verona quest'anno non fosse riuscito ad andare in Serie A, avrebbe avuto un ulteriore paracadute. Nel momento in cui però dovesse retrocedere l'Empoli, non residua più niente, perché l'Empoli andrebbe a prendere 25, così come il Palermo, quindi 25 Empoli, 25 Palermo e 10 Pescara. E quindi è nata la polemica, perché da questo punto di vista dicono l'ultima partita è Palermo-Empoli, il Palermo, che è già retrocesso, non ha nessun interesse a non far vincere l'Empoli, quindi il Palermo dovrebbe favorire la vittoria dell'Empoli. Questa è la polemica, sì, che è uscita. Stefano, questa questione che del paracadute è un po' successo l'anno scorso, certo, quando il Verona non aveva nessun interesse a far retrocedere il Palermo, infatti il Verona perse a Palermo, certo, nell'ultimo giorno. No, Stefano, questo è un tema. Se da un lato è legittimo e giusto l'introduzione di questo cosiddetto paracadute, perché appunto le società sono in Serie A, si fanno carico di un onere finanziario enorme, c'è però, in maniera, è un po' antipatico la situazione che si creerà domenica. Cioè domenica abbiamo di fronte delle squadre che oggettivamente hanno un vantaggio enorme da un punto di vista economico. Questa, temo che come sia oggettivamente un campionato falsato, cioè, a meno che, e come si può rimediare secondo te? Non mi stupisca, è molto complicato, perché anche questo, diciamo, calcolo che può apparire cervellotico legato alla distribuzione del paracadute ha una sua logica, nel senso che comunque quando parliamo di società che vengono da diverse annate nel massimo campionato, come insomma ha spiegato bene anche Sebastiani domenica scorsa, c'è una logica, nel senso che sono squadre che negli anni hanno anche un parco stipendi, diciamo, più elevato, certo, e anche, c'è anche una logica nel dare un paracadute più consistente. Però dall'altra parte, insomma, si rischia poi di ritrovarsi di fronte a situazioni del genere, che oggettivamente, se noi adesso ci mettessimo nei panni del Crotone, sarebbe da gridare davvero allo scandalo, anche perché il Crotone sul campo in queste ultime giornate, insomma, forse era la squadra, ha dimostrato ha dato un senso a questo campionato, cioè. Sì, che meriterebbe di davvero la permanenza, anche per quanto ci ha creduto, per come ci ha creduto. Oggettivamente è difficile uscirne, forse bisognerebbe rivedere almeno questo calcolo di redistribuzione dei resti, proprio per evitare di generare situazioni che già sono 2 anni consecutivi, 2 stagioni consecutivi che ne vengono fuori. Ecco, in qualche modo
insomma, essendo poi questo il paese, riparo, l'Italia è il paese della cultura, però, del sospetto, è evidente che... Beh, qui non si tratta neanche tanto di sospetto, perché sì, siamo alla luce del sole, voglio dire. Sì, però voglio dire, la realtà sportiva, cioè, se succedesse in Inghilterra, probabilmente sono successi scandali anche in Inghilterra, no? Però in un paese anglosassone forse ci farebbero meno caso, non lo so, me lo chiedo, non è una imposizione. Oddio, probabilmente in un paese anglosassone non si creerebbe un meccanismo così cervellotico, diciamo, di calcolo. Quindi dice, a monte il problema verrebbe risolto. Esatto. Diciamo, Giancarlo, però posso dire una cosa? Sì. Volevo fermarmi un attimo, poi continuiamo su questo argomento. Sì. Però volevo, a un certo punto Stefano ha detto, per quello che ha fatto in quest'ultimo, scusate, c'è una zanzara che ci sta assillando. Considerato il campionato che ha fatto ultimamente il Crotone, allora se noi però ci fermiamo a guardare la partita Pescara-Crotone, il Crotone a Pescara ha vinto, però ha vinto con un tiro, sì, diciamo che una volta si diceva della domenica, anche pure, ed era una partita che sommato, forse avrebbe potuto anche perdere, cioè, probabilmente sì. Non mi sembra tutto questo, o mi sbaglio? E infatti è strano, ci sono stati risultati particolari che uno non si aspettava anche dal Crotone, quando per esempio in una domenica vinsero l'Empoli, vinse a Firenze, il Crotone vinse a Genova contro la Sampdoria. Diciamo che è una squadra sicuramente motivatissima, che è più motivata di tutte le altre. In coda, parliamo delle squadre di coda. Sì, ovvero. Io parlo sempre di quelle di coda. Però, che ti devo dire, pure a me sinceramente il Crotone non mi sembra granché. Ora, per quanto riguarda il Palermo, anche quello che abbiamo visto a Pescara non mi è sembrato irresistibile, quindi io non mi meraviglierei troppo se perdesse con l'Empoli, ma non per una questione, perché non per è un dato oggettivo, tu dici una partita tanto sfavillata. Io volevo dire una cosa, sì, a proposito di questo, in questo caso aiuta la televisione, perché è vero che le motivazioni contano, però è altrettanto vero che con gli occhi puntati di tutta Italia addosso non è che tu ti puoi spostare per favorire un gol. Io prendo un esempio, ho visto interamente una partita di Serie B, perché mi sono già ricalato nella nuova dimensione. Ti stai portando avanti col lavoro. Mi sono portato avanti col lavoro. Ho visto Trapani Cesena. Il Trapani ha fatto un campionato straordinario, era ultimo, poi è arrivato Calori, è risalito di tantissime posizioni e quindi aveva l'opportunità di battere il Cesena, ma anche col pareggio probabilmente avrebbe poi fatto una partita finale diversa. Non doveva perdere in casa con il Cesena già salvo. Io ho visto per intero quella partita e il Crotone, diciamo, chiaramente il Trapani, scusate, si è fatto prendere dalla foga di attaccare, ha lasciato molti spazi. I giocatori del Cesena questi spazi per un bel po' non li hanno sfruttati. Io ho visto Ciano poco determinato. Poi a un certo punto non è che tu puoi tirare 10 volte fuori davanti alla porta. Quindi il Crotone è andato a perdere in casa. Il Trapani ha perso in casa una partita che nessuno avrebbe mai immaginato. È retrocesso direttamente, non ci sono stati neanche i play-out. Quindi non è che possono farla troppo sporca, per intenderci, perché c'è anche la partita che il Crotone gioca contro, certo, la Lazio, non è che Lazio non ha più nulla da chiedere al campionato, però non dovrebbe, cioè il rapporto di forza, cioè, è un po' sbilanciato a favore della Lazio, certo. Io non penso che vinca facile il Crotone contro la Lazio, certo, magari è un po' vince, come perché abbiamo visto che in una condizione diversa l'Inter. Domenica scorsa c'è stato Juventus-Crotone, la Juventus doveva vincere matematicamente lo scudetto e l'ha vinto, insomma Lazio-Crotone teoricamente la partita è chiusa. Sì, però sappiamo bene che nelle ultime giornate di campionato, in queste queste situazioni, insomma, se ne vedono sempre delle belle e non serve neanche, insomma, voglio dire, fare cose particolarmente appariscenti per perdere una partita, cioè nel senso che, voglio dire, il Palermo non farebbe grossa fatica in ogni caso a perderla. Già di per sé, poi per come è messo, Palermo, per come l'abbiamo per esempio, visto. Io, in a più, dire la verità, ho fatto proprio questa domanda specifica all'allenatore del Palermo lunedì sera e lui ha detto: noi effettivamente, cioè, che il Palermo in questo momento ha una proprietà un po', diciamo, assente. Non si sa se c'è ancora Zamparini, se c'è Bagaglio. Non credo che. Sì, però prima di Pescara aveva fatto delle partite migliori. Aveva fatto le partite migliori e aveva vinto pure due partite. Ora non so
se i dirigenti del Palermo scenderanno negli spogliatoi per dire ai ragazzi non vi impegnate tanto, può darsi pure che se la giochino, perché poi magari sono professionisti, magari in 10 vanno via da Palermo e se la giocano, pure la famosa partita tra Lazio e Inter, quella famosissima, 5 maggio. Nel 5 maggio era una partita scontata e poi alla fine cambia, non si sa. Però non c'erano in palio i milioni. Tutti questi milioni. Che purtroppo avvelenano il calcio. Allora, al netto però, di questo ragionamento, più o meno, però voi quello che mi interessa è un pronostico. Secondo te chi andrà in Serie B, il Crotone o l'Empoli? Io non lo so sinceramente, perché l'Empoli è una squadra che è capace di tutto, anche domenica contro l'Atalanta, che non doveva fare, non doveva chiedere più niente al campionato, che c'era uno stadio tutto a favore, e quindi l'Empoli è riuscita a perdere in casa con l'Atalanta. Dall'altra parte a Crotone ci sarà un ambiente caldissimo. Però non dimentichiamo che la Lazio, a meno che non metta in campo le seconde linee come fanno alcune squadre nel finale, ha degli attaccanti che in contropiede possono essere pericolosissimi, per dire. Quindi certo, non è detto che il Crotone batta la certo Lazio, io non sono così convinto. Stefano, quindi immagino che possa retrocedere il Crotone, anche se onestamente, pur non avendo una particolare simpatia, io credo che sarebbe un bello spot per il calcio se si salvasse il Crotone, perché è un miracolo sportivo, tipo quello che fece la regina di Mazzarri, quindi non sarei. O anche la Lazio di Fascetti, se non mi ricordo male, che partì pure da un meno 9. Sì, però quella era molto più forte di tutte le altre, si salvò perché aveva valori tecnici. Stavamo in Serie B, era una squadra molto più forte di tutte le altre di Serie B. Pure quella, tipo la Juve quando fu. Stefano, scusami, allora quindi mi pare di capire che intanto che pensi hai la stessa idea di Giancarlo? Ma io ho pochi dubbi che possa non retrocedere il Crotone. Quindi insomma, un'ultima giornata praticamente inutile, tutti i verdetti sono stati già sono espressi. L'unica forse, tra l'altro temo sarà, insomma, ecco, in qualche modo anche una piccola sconfitta del calcio, ma egoisticamente, guardando in prospettiva meglio della prossima stagione, il Crotone che l'Empoli, a noi non andrebbe male. Al Pescara andrebbe meglio il Crotone che l'Empoli, pure per te Giancarlo? Chiaramente l'Empoli, per quanto non abbia una situazione molto florida, perché l'Empoli perché si trova in quella condizione? Perché l'allenatore non lo ha preso, ha preso quello che c'aveva in casa, i giocatori li ha pure venduti, sì, qualcuno poi ha preso, però è chiaramente, però con 25 milioni sembra una squadra strutturata da un punto di vista dell'organizzazione. Il Crotone fa sempre i campionati, noi parliamo tanto di programma, cioè il Crotone fa sempre i campionati con i prestiti, l'anno scorso tutti i prestiti, quindi quest'anno dice un'incognita, bisognerebbe capire se questi, ma è chiaro che il Crotone non è che trattiene. Non penso che trattenga. Allora, abbiamo quindi fondamentalmente dal punto di vista egoistico sarebbe meglio se retrocedessi il Crotone. Mi state gufando il Crotone. No, abbiamo un minuto e mezzo prima di quest'altra pausa pubblicitaria. Allora, mi pare che di poter dire che l'unica partita che in qualche modo sarà importante domenica, in qualche modo storica, è a questo punto diventa Roma-Genova, perché è l'ultima partita con la maglia della Roma di Francesco Totti, per quello che mi riguarda uno dei tre più grandi calciatori italiani di tutti i tempi. Allora, domanda delle 100 pistole, io personalmente se fossi, diciamo, il titolare della Roma, servirei un esonero domenica mattina per Spalletti, per togliergli la soddisfazione di non far giocare Francesco Totti. Però ti chiedo, secondo te giocherà dall'inizio Francesco Totti o no nella partita di domenica, che è l'ultima partita nel suo stadio? Beh, oggettivamente se fossi l'allenatore della Roma e dovessi, insomma, ricordiamo ritrovarmi che lo stadio è tutto esaurito proprio perché è l'ultima partita, chiaro, di Totti. No, sarà comunque vada, sarà una festa straordinaria come il giocatore merita, perché insomma qui parliamo di un monumento, di un pezzo di storia, non solo della, ricordiamo 25 anni alla Roma, della che società, ha 75 anni di vita, non solo della Roma ma direi anche del calcio italiano in generale, tant'è che gli stanno rendendo omaggio anche, diciamo, le tifoserie avversarie, anche quelli della Lazio gli ha reso omaggio, tifosi della Lazio, quindi
Ecco, trovarmi di fronte a una decisione del genere, se fossi il tecnico della Roma e magari non avessi già nei miei piani tecnici l'idea di farlo giocare, sarebbe un po' impegnativo, ecco, sarebbe una decisione. Infatti, sapendo che Spalletti decisamente... è già promesso sposo dell'Inter. Così pare. E decisamente, insomma, sarebbe una posizione scomoda. Ecco, sarebbe un bel gesto a questo punto regalargli una partita intera da protagonista. Più che regalargli, insomma, io ho anche avuto modo di scrivere, di Spalletti non si ricorderà nessuno, Totti e Totti. Più che regalare, insomma, Totti dovrebbe giocare l'ultima partita, punto e basta. Non c'è Spalletti che te. Io fossi la proprietà, interverrei e gli imporrei il gioco. Tu che pensi, giocherà dall'inizio o no? Allora, io diciamo... Tu sei amico di Spalletti e quindi no, lo difendi. Io tecnicamente, secondo me, è indifendibile. Allora, il discorso è questo, lui... Partiamo dal presupposto che la Roma sta lottando ancora per il secondo posto e non è uno scherzo. Quindi ma lui... perché Totti pensi che non sia in grado di giocare una partita contro il Genoa? No, non è che penso, io non mi permetto di esprimere giudizi in questo senso. Però Spalletti evidentemente, lo ha detto, ha ribadito più volte, dice io devo pensare bene per la squadra. Quindi secondo Spalletti non è in grado. Quindi non giocherà. O Spalletti si mette a far fare la festa di Totti, che però nella sua logica... giocano con un uomo in meno, possiamo dire. Quindi non dovrebbe giocare. Quindi da quello che ho recepito io, diciamo anche dai colleghi di Roma, non dovrebbe giocare dall'inizio. Loro non si aspettano che lo faccia giocare dall'inizio. Perfetto. Io vorrei capire con quale coraggio poi uscirà dallo stadio. Allora andiamo ancora una volta. Sì, ma io ti faccio una domanda al contrario. Se gioca Totti dall'inizio, magari non gioca benissimo, perché non dimentichiamo che Totti ha 40 anni. La Roma non vince e perde il secondo posto con tutto ma che cosa cambia tra il secondo e il terzo? Io penso che per i tifosi della Roma sarebbe un dettaglio. Cambia. Allora cambia perché fare i preliminari è devastante da un punto di vista della preparazione. Allora accetto, tu sai Giancarlo che non abbiamo telefonato in questa trasmissione. Dalla regia però Dino ci manda un messaggio: l'unico modo per parlare di sé riferendosi a Spalletti è non farlo giocare. E questo è vero. Allora, grazie a Dino, se ci togli anche questa grafica così vedo l'orario. Andiamo in pubblicità e poi ritorniamo con andando a vedere un'altra pagina di questa ultima puntata di Calcio Totale. Allora, siamo arrivati intanto al 15° minuto del secondo tempo. Carpi, Frosinone, Giancarlo è sempre 0-0. Non l'ho visto se non farò hanno tirato in porta. Non lo sappiamo. Non mi serve. Allora, prima di cambiare pagina e parlare, come ho detto, questa sera abbiamo un bel libro che è di stringente attualità. Andiamo a vedere comunque anche per l'ultima puntata quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Fiorentina Pescara, anche se appunto da un punto di vista dell'appeal ormai la partita non mostra nessun interesse. Direi di andarci a vedere prima la formazione della Fiorentina, se Dino è d'accordo, almeno la probabile formazione che ci ha mandato Giovanni Tondonati. La Fiorentina dovrebbe giocare con un 3-4-2-1, Tatarusano in porta, Tomovic, Rodriguez e Astori in difesa, Chiesa, Vesino, Badeli e Olivera a centrocampo, Bernardeschi e Borca Valero dietro, l'unica punta che è Kalinic. Ti volevo chiedere, Stefano, la Fiorentina è una squadra insomma, che ha nel suo organico quest'anno ha avuto dei giocatori importanti. Secondo te Paolo Sosa ha fatto bene quest'anno la Fiorentina? Ti aspettavi di più? Pensavi che potesse essere un po' più protagonista del campionato oppure ha fatto quello che ci si aspettava? Alla vigilia insomma, del campionato probabilmente ci si aspettava qualcosa di più, cioè una squadra che a tratti ha espresso bel calcio, idee interessanti, però oggettivamente è stata un po' troppo altalenante nel corso del campionato. Anche le stesse prestazioni, anche le stesse individualità, insomma ci sono stati lampi e invece poi fondamentalmente eclissi totali da parte di alcuni di diversi elementi della squadra. Ecco, quindi nell'insieme probabilmente non è stato un campionato fallimentare, però probabilmente al di sotto delle aspettative, anche se comunque è una squadra anche con diversi elementi giovani, se si vuole aprire un ciclo, insomma, può anche essere un buon viatico, bisogna anche aspettare una serie di
la crescita di una serie di giocatori, a partire dallo stesso Chiesa, che insomma è un elemento molto interessante, anche contro il Pescara, insomma, all'andata aveva fatto vedere delle belle cose. E quindi ecco, se si vuole aprire un ciclo, probabilmente segnali positivi nel campionato ci sono, sia dal punto di vista del gioco. Bisognerà trovare maggiore continuità, magari innestare nella rosa, nell'organico, quei due o tre elementi di spessore in grado di anche poter contribuire ad un salto di qualità della squadra nel suo insieme. Però ecco, complessivamente credo che stia facendo un buon lavoro Paolo Sosa, e anche diciamo sul piano diciamo della qualità del gioco non mi dispiace, anche se oggettivamente forse qualcosina di più in classifica mi sarei aspettato. Giancarlo, nel risico delle nuove panchine della Serie A, la panchina di Paolo Sosa alla Fiorentina non è sicura, no, anche perché diciamo, voci dicono che qualora la Juventus dovesse vincere la Champions League a Cardiff contro il Real Madrid, Allegri potrebbe lasciare la Juventus anche fermandosi per un anno, e Paolo Sosa sembrerebbe in questa ipotesi l'allenatore più indicato per guidare la Juventus. Mentre invece novità importanti arrivano, sembrerebbero in linea di arrivo per il pescarese, il nostro amico Eusebio Di Francesco, che potrebbe sedere sulla panchina della Roma. Qualche suo ex compagno, in maniera secondo me anche un po' indelicata, come Del Vecchio, Marco Del Vecchio, ha detto che Di Francesco sulla panchina della Roma sarebbe un passo indietro. Tu che pensi? No, io penso di no, penso che sarebbe un passo avanti, perché Di Francesco è bravissimo, così come è bravo Oddo, cioè hanno proprio una conoscenza importante del gioco del calcio, degli schemi, è uno di quelli. Oddo, cioè, come calciatore, perché no, come allenatore no, non puoi parlare di Oddo e Di Francesco. No, diciamo. Chiaramente Di Francesco ha più esperienza, ha fatto la sua esperienza, ma ha una base importante. Aveva Eusebio quando ha iniziato, e così come ce l'ha Oddo, secondo me. Che ti devo dire? Io, per quanto riguarda la Fiorentina, dall'esterno sono d'accordo con tutto quello che ha detto Stefano, visto da un pescarese che guarda la Fiorentina. So che lì l'ambiente invece è completamente è una polveriera, perché della Valle oggi è detto che è arrivato il tempo di andarsene, di lasciare. Poi la Fiorentina ha fatto quell'errore strategico di rifiutare tutti quei soldi per Kalinic, perché tu nel momento in cui ti arrivano tutti quei soldi non puoi dire al giocatore pensaci, no. E quindi c'è grande delusione. Paolo Sosa non ha diciamo mantenuto le premesse dell'anno scorso, secondo quello che dicono i giornali. Cioè, non è cresciuto, non è cresciuto, perché tu ti aspetti che effettivamente la Fiorentina non è entrata neanche in Europa, quindi un campionato deludente. Noi chiaramente guardiamo la nostra parte, quindi cambiare Pescara e Fiorentina faremmo festa per due mesi, però là a Firenze la pensano molto diversamente. E mi dispiace, ricorda tra l'altro la partita dell'andata, quella che proprio certificò la sfortuna anche del Pescara, perché il Pescara quella partita la stava vincendo fino al 90esimo e poi l'ha persa, quindi quello è proprio... E quella partita la cambiò proprio l'ingresso in campo di Chiesa, di no? Chiesa, che mi fece molto arrabbiare, perché non è possibile che entra un ragazzino che fino allora non aveva neanche giocato, tutti questi strap, tutta questa paura. Quella era una squadra che all'epoca era molto involuta perché aveva paura. Nelle ultime giornate la squadra di Zeman, pur non avendo le caratteristiche della squadra di Zeman, quindi era un ibrido con la difesa, la linea difensiva che restava 20 metri dietro il dovuto, e quindi chiaramente la squadra si sfilacciava, era nelle ultime giornate che aveva ripreso un po' di condizione fisica, era meno paurosa. Quella lì, la Fiorentina, la partita che abbiamo giocato contro la Fiorentina nell'ultimo periodo, al crepuscolo della gestione Oddo, era una squadra troppo troppo impaurita. La nostra, certo. Allora, quindi ricordo con dispiacere, perché poi
Sai com'è? È vero che noi abbiamo un bel ricordo da Fiorentina, l'ultima partita vinta in Serie A, però dopo ce ne ha suonate sempre, quindi non è che noi adesso ci ricordiamo una partita e quindi su quella andiamo a costruire tutto. Cioè, la tradizione con la Fiorentina è sfavorevole, perché poi la partita di ritorno di quel famoso anno ce ne fece 5. Certo. Andiamo a vedere, Dino, anche la probabile formazione del Pescara. Sappiamo che Zeman non è un amante dei cambi dei giocatori, quindi diciamo la formazione del Pescara è abbastanza scontata, ovviamente il modulo nemmeno a discuterlo è 4-3-3, Fiorillo in porta, Zampano e Biraghi gli esterni bassi, Bovo e Fornasier i due centrali, Brugman di nuovo confermato in cabina di regia con Koulibaly questa volta titolare e alla sua sinistra Memusciai. Le tre punte sono Muric, Cerri e Caprari. Allora, sarà così? Questo è quello che ci dice Giovanni Tondonati. No, perché è l'ultima volta ne ha cambiati i giocatori. È il nostro uomo alla Havana, non possiamo che fidarci. Allora, dovrebbe essere, a meno di clamorosi, clamorose retromarcia, l'ultima partita con nella maglia biancazzurra di Gianluca Caprari. Giancarlo. Sì. Come valuti l'esperienza di Caprari a Pescara? Che ti devo dire? L'ultima partita è uscito tra i fischi e questo mi dispiace, perché il ragazzo in fondo, come ha detto anche lui, tranne le giovanili praticamente ha giocato tutta la sua carriera col Pescara, quindi secondo me qualche fischio è stato un po' ingeneroso, è pur vero che erano magari fischi non contro di lui ma proprio un pizzico di disappunto per un giocatore che non è riuscito a darti quel qualcosa in più per la salvezza e adesso se ne va all'Inter, anche se potrebbe essere una pedina di scambio che possa rimanere nell'Inter. Io non lo so sinceramente se questa sarà la formazione, perché ultimamente Zeman sta cambiando delle cose. Quello che ho notato, Koulibaly non è più titolare fisso come si pensava, e lui è fuori dagli schemi il mister, che uno dice Verre è in prestito e quindi va via, Koulibaly è tuo, dovrebbe giocare Koulibaly, invece ha fatto giocare Verre, forse lo sta preservando perché magari non vuole che venga lui, neanche lui, inquinato diciamo dalla decadenza dell'ultimo periodo. E poi io ho notato che Muntari, ricordate Muntari, non dall'episodio di Cagliari, poi dalla squalifica che gli avevano dato e gliel'hanno tolta, quindi tutti se l'aspettavano in campo. Montari non ha giocato più un minuto con il Pescara da allora. Questa è una cosa strana che non mi aspettavo sinceramente. Stefano, allora anche tu, volevo anche da te un giudizio sul diciamo, l'eventuale fine del rapporto tra Caprari e Pescara, che come valuti? Io l'esperienza di Caprari a Pescara. Devo dire che, devo essere onesto, dopo la prima stagione di Caprari a Pescara, parte qualcosa che fece vedere, no? Quando arrivò a gennaio sotto la gestione Zeman, la stagione successiva vidi un giocatore che non mi sembrava, insomma, essere in grado sul piano proprio temperamentale di mantenere insomma tutte le aspettative che avevano circondato il suo arrivo. Invece poi nelle stagioni successive, in particolare nel corso della scorsa stagione quando è esploso in coppia con la Padula, ma anche in questa stagione, perché comunque è vero che in molte partite è finito nel vortice di quel piattume generale della squadra e si è un po' eclissato, però è sempre un giocatore che in Serie A, in una squadra assolutamente sterile, ha segnato certo, 10-12 gol. Certo, è stato il migliore del Pescara. Non ricordo esattamente, però probabilmente è anche uno di quei giocatori che proprio anche per le sue caratteristiche, per la sua andatura in campo, a volte, diciamo, soprattutto quando non è in giornata, può quasi essere irritare il pubblico, perché non è, ecco, diciamo, non è il giocatore, quello, il lottatore, il gladiatore alla Padula che chiara il campo, però è uno di quei giocatori che ha quelle qualità tecniche che sono sempre in grado di risolvere una partita, sempre nei piedi la giocata per far male all'avversario.
Quindi ecco, nell'insieme credo che sia un bilancio sul piano tecnico positivo, poi oggettivamente risente di una stagione disastrosa con i tifosi che sono arrabbiati, esasperati. Quindi diciamo, il tuo bilancio di Caprari non è molto positivo. Ma io non è negativo, credo sia positivo, non entusiasmante, sicuramente positivo. Vabbè, ma non può essere. Vabbè, io dobbiamo andare in pubblicità, io invece su questo voglio, sono legato alla doppietta segnata a Genova contro la Sampdoria che consegnò la matematica promozione in Serie A. È un approccio da romantico. Sì. Io sono un romantico del calcio. Mourinho ha detto che nel calcio ci sono molti poeti ma che non vincono i trofei. Io preferisco essere poeta e non vincere i trofei, quindi sono legato a quei due gol in cui lo definì addirittura il piccolo Romario, e poi secondo me comunque è stato un calciatore importante, utile per il Pescara, importantissimo nell'anno della promozione in Serie A, e poi dopo insomma quest'anno è stato quello che è stato, proprio per lunghi tratti è stato forse il giocatore migliore che il Pescara ha potuto schierare in campo. Andiamo in pubblicità e rientreremo con Pagina 3. Eccoci dunque rientrati, dicevo, questa sera per l'ultimo appuntamento con Pagina 3 dell'anno di Calcio Totale, un libro importantissimo, un libro scritto da Lorenzo Iervolino, si intitola 35 secondi ancora, Tommy Smith, John Carlos, Il sacrificio e la gloria, un libro molto importante che racconta una storia che molti di voi ricorderanno. Siamo a Città del Messico e il 16 ottobre del 1968. Due atleti con i pugni alzati, i guanti neri, la testa china, i corpi immobili sopra al podio. È la premiazione dei 200 metri piani. I due uomini sono Tommy Smith, medaglia d'oro, e John Carlos, medaglia d'argento. Sono due americani. Sul gradino numero 2 c'è l'australiano Peter Norman. E con lui ha sulla tuta una spilla dove c'è scritto Progetto Olimpico per i Diritti Umani. John Carlos, perché questi due atleti mettono in scena questa rappresentazione durante la premiazione? Ecco, questo è l'autore, Lorenzo Iervolino. Perché mettono in scena questa rappresentazione durante la premiazione dei 200 metri? Leggiamo l'incipit di questo libro. Perché nell'incipit, come i più accorti scrivono, nell'incipit di un buon romanzo è contenuto sempre il romanzo stesso. Il libro inizia così: per primo Tommy Smith, poi, dopo un'impercettibile esitazione, anche John Carlos. Appena parte l'inno americano, reclinano la testa in avanti e sollevano un braccio con il pugno chiuso, disegnando due sagome maestose. O forse è solo immagine che riflette se stessa sdoppiandosi. E in quella occasione i due campioni americani, ai quali tutti avevano previsto, per i quali tutti avevano previsto la vincita delle medaglie sui 200 piani, mettono in scena questa protesta perché sono due atleti che hanno aderito al Progetto Olimpico per i Diritti Umani. Siamo nel 1968, c'è una discriminazione razziale fortissima in America e soprattutto negli Stati Uniti del Sud, negli stati che poi si sono confederati quelli del Sud, e i neri non possono sedere, anzi i neri in quel periodo venivano chiamati negri, non potevano sedere negli autobus, c'erano tutta una serie di, diciamo, di rivendicazioni che questi due atleti, riuscendo con grandissimi sacrifici anche a studiare per i college americani, riescono invece a portare, grazie al loro allenatore Eddie Edwards, che anche lui diciamo, riesce a insegnare in una di queste università, riescono a portare avanti questo progetto e quindi maturano l'idea di un grandissimo gesto clamoroso per dichiarare al mondo appunto il razzismo imperante negli Stati Uniti d'America. Tenete presente che quando Tommy Smith e John Carlos delle rispettive scuole, università si allenano, si dovevano allenare in spogliatoi che erano diversi da quelli dei bianchi, non potevano diciamo, stare insieme ai bianchi, quindi quel gesto è un gesto, diciamo, che è rimasto nell'immaginario collettivo. In particolare
perché questo libro è importante? Come ha detto lo stesso John Carlos, mostrano sempre l'immagine ma non raccontano mai la storia. Dopo questo gesto sulla premiazione vengono squalificati a vita dalle Olimpiadi, gli Stati Uniti d'America incasellano le due medaglie ma non prendono le difese dei due atleti e per mezzo secolo fondamentalmente cade l'oblio su questi due atleti che una volta tornati in patria però ovviamente sono chiamati, siamo nel 68, quindi nel pieno della rivolta studente, in Europa conosciamo molto bene degli studenti e anche in America, loro portano in giro questa protesta e queste rivendicazioni che avranno degli esiti positivi, la squalifica invece non verrà mai tolta, ci saranno delle discussioni anche recentemente su queste questioni, ma il tema rimane molto centrale ancora. Perché ho voluto chiudere la trasmissione non con un libro di calcio come normalmente faccio o comunque non con un libro che parla di un aspetto positivo? Perché questo libro di Lorenzo Iervolino trovo un libro molto importante, perché appunto, come assecondando un po' quello che dice John Carlos, non raccontano mai la storia, Iervolino racconta la storia di questi due atleti la cui storia è raccontata in maniera parallela, che provengono da famiglie povere, che grazie al loro grandissimo talento riescono a studiare. Mi dice però Dino che dovremmo avere in diretta Lorenzo Iervolino. Ci sei, Lorenzo? Pronto, Lorenzo? È caduta la linea, lo avevamo in diretta. Dicevo, provenienti da due famiglie povere, riescono però a studiare all'università, però all'università appunto si rendono conto di queste discriminazioni che vivono sulla propria pelle, non capiscono il perché, diciamo, vengono esaltati quando sono in pista e quando invece finisce la pista ritornano a essere negri, così come li chiamavano in quel periodo, e quindi decidono insieme a questo grandissimo personaggio Eddie Edwards di lavorare a questo progetto olimpico per i diritti umani. Badate bene, non parlano soltanto di questione razziale, parlano proprio dei diritti umani, perché quella grande battaglia fatta in quell'occasione servirà poi per fare un grandissimo passo avanti a tutti. Guardiamo qui un manifesto dell'epoca del 1968 appunto, che mette Black America e Africa United insieme per queste rivendicazioni. Dicevo, perché ho voluto parlare oggi di questo libro, un libro scritto molto bene che attraversa proprio la storia di queste persone? Perché in settimana a Pescara sono successi due avvenimenti abbastanza gravi, tant'è che domani, sabato 27, organizzata da una serie di associazioni e dal Comune, ci sarà una giornata di riflessione su questo. Ci vuoi riassumere in maniera molto breve, Stefano, direttore, ricordo, di ABR 24 News, che cosa è successo a Pescara e che cosa succederà domani? Come risponderà la città a questo? Sì, ci sono stati un paio di episodi inquietanti, l'uno al 24 ore di distanza dall'altro. È stato prima un caso di un pedinamento con insulti annessi da parte di ignoti a bordo di un'automobile sul lungomare di Pescara ai danni di un ragazzo eterosessuale, peraltro attivista dichiarato dell'arcigay, e quindi ha partecipato anche a banchetti informativi. Evidentemente era stato messo sotto osservazione da qualche ottuso intollerante che si colloca in questo modo fuori dalla storia, anche fuori un po' dai valori della convivenza civile. 24 ore dopo, sempre a Pescara, in un locale, un noto locale del centro storico, che tra l'altro ha esposto anche sempre appartenente al circuito Arci, che peraltro ha esposto anche delle scritte con messaggi culturali piuttosto netti, quindi invitando a non entrare persone razziste, omofobe, xenofobe e via dicendo. Qui si è invece verificata un'aggressione ai danni di due avventori del locale, e quindi c'è stato quest'altro episodio molto grave.
l'amministrazione comunale insieme all'Ampi domani insomma darà vita a una manifestazione in comune unitaria, una giornata diciamo antifascista, quindi nel segno in particolare di una risposta legata a questi fatti di cronaca avvenuti in città nelle ultime ore. E quindi ecco, credo sia una risposta doverosa da parte delle istituzioni, alla quale appunto sarebbe rispetto alla quale sarebbe anche auspicabile diciamo la partecipazione più netta della cittadinanza, anche perché peraltro sono di questi casi qui poi spesso non vengono neanche denunciati, ma mi risulta che non siano neanche così rari, cioè siano già accaduti un po' nel silenzio generale più volte, quindi a volte ecco narriamo oppure ci soffermiamo a diciamo celebrare gesti di una potenza che hanno avuto appunto, che hanno lasciato un segno nella storia come quello di cui stiamo parlando riferendoci al libro di Ervolino, ma a volte i germi dell'intolleranza certo. Sì, e, insomma continuano ad essere molto vicini e infatti a noi. Certo, sì. Vi invito a partecipare domani a questa giornata di riflessione affinché queste cose appunto, come dice, come ha giustamente detto Stefano, che sono al di fuori della storia diciamo, del percorso di convivenza civile che ha compiuto l'uomo in questi 2000 anni, siano per sempre debellati e che Pescara sia quella città accogliente dell'incontro, ormai la città dei ponti, il ponte sintetizza questo senso dell'incontro, sia una città dove è piacevole vivere, dove se si ama, se un uomo ama un uomo, una donna ama una donna, siano liberi di esprimere questo amore e soprattutto non ci siano rivendicazioni legate al colore della pelle. Prima di chiudere il libro vi voglio leggere questo brano che è molto significativo, Tommy Smith che vincerà la medaglia d'oro appunto sui 200 metri piani, prima di essere un corridore gli piaceva molto nuotare. Vi leggo questo passaggio significativo in un dialogo tra il padre di Tommy Smith e Tommy Smith. Dice Tommy Smith: sarò io il primo nuotatore nero a vincere le Olimpiadi. John, aspetta, fermati un attimo. John vede suo padre poggiare il martelletto e lasciare il bancone con rapidità sorprendente. Ascolta, questa cosa del nuoto deve finire subito. Perché mai dovrei smettere di nuotare, Pop? Non capisco. John è forse più sorpreso che irritato. John, dovresti allenarti quasi tutti i giorni, dice papà Earl, e noi non ce lo possiamo permettere, allora era una famiglia povera. I soldi che non hai tu li metto io, posso guadagnare. No, John, è fuori discussione. Il calore della voce di suo padre inizia a flettere verso qualcosa che scricchiola, che sussulta e che a John quasi cementifica la saliva in gola. Pop, io arriverò alle Olimpiadi, io farò grandi cose. Ah, sì, Johnny, e dove ti allenerai? Sentiamo. La IMCA è così affollata che non c'è neanche lo spazio per stare a galla. All'Allen River affogano 10 persone all'anno e nelle piscine, quelle vere, è da escludere. Ma Pop, John, ascoltami bene, la questione è un'altra. I soldi non c'entrano. I soldi potremmo anche trovarli, io e tua madre. Ma quelle piscine là, Johnny, sono solo per i bianchi. Solo per i bianchi? E allora come faccio a... Niente da fare, Johnny, mi dispiace. Nella loro acqua non ci vogliono. Prima lo impari e meglio è. Questa era la situazione quando Tommy Smith era bambino, era impedito ai ragazzi di colore, ai neri, di andare a nuotare nelle piscine dove nuotavano i bianchi. Vi ricordo, il libro è di Lorenzo Iervolino, 35 secondi ancora, la casa editrice è 66 to End, il libro è uscito quest'anno, 288 pagine, 23 euro, l'autore è Lorenzo Iervolino. Allora, abbiamo 3 minuti. L'argomento è serissimo e su questo non si discute. Io però ti devo confessare, sì, che mentre tu parlavi, il direttore, che poi si è mostrato andato, mi sembrava un po' distratto a sbadigliare. Come al solito, anche quest'anno. Questo hai è messo... giusto che si sappia. Un'infamia, questa è un'infamia. Allora, abbiamo pochi minuti per i saluti finali, me ne vorrei riservare io. 30 secondi. No, prenditeli tutto, no, siamo Stefano, abituati. Grazie, grazie di aver partecipato in maniera così generosa quest'anno. Speriamo appunto l'anno prossimo di commentare un altro campionato e magari chissà l'anno prossimo rifaremo questo percorso insieme. Grazie a voi, è stato assolutamente un piacere, sempre piacevole ecco, discutere
ad ampio raggio con voi. Giancarlo? Sì. Ma c'hai mano libera? No, io intanto ringrazio tutti i telespettatori che ci hanno sopportato così a lungo, che ci hanno seguiti. Sono contento di questa avventura che abbiamo intrapreso insieme anni fa, perché è una tipologia di trasmissione nella quale io mi ritrovo, mi piace proprio come caratteristica, perché si affrontano discorsi tecnici, si affrontano tutti gli altri discorsi, però complessivamente è proprio l'atteggiamento dei partecipanti che mi sembra che sia un po' diverso in generale, e quindi vada a completare l'informazione televisiva sportiva della città, perché Pescara è una città dove esistono tantissime trasmissioni ed è giusto che non siano tutte uguali come tipologie. Io mi sono trovato molto bene in questa. È chiaro che non siamo stati supportati dall'aspetto tecnico, perché quando abbiamo iniziato tu facevi vedere le azioni al rallentatore e poi gli schemi, cosa che a un certo punto abbiamo dovuto eliminare, abbiamo dovuto sopprimere anche la mia rubrica, perché quando mancano i soldi, i tagli alla cultura sono quelli che si fanno per primi, e quindi mi è dispiaciuto, perché avrei avuto piacere di poter commentare la scalata del Pescara. Poi qualcuno dice che magari non ci saremmo salvati lo stesso, però oggi per esempio ho sentito la conferenza stampa di Nicola, dice comunque è stata una cosa fantastica. Io non sono convintissimo che retrocedere all'ultima giornata sia meglio che retrocedere a Natale. E comunque va bene, speriamo che si possa replicare questa esperienza in futuro, e ringrazio tutti e in particolare te. Allora, siamo arrivati dunque ai saluti finali. Dino l'ho ringraziato, lo ringrazio ancora, ringrazio Luigi Pierangeli e Giovanni Scurti, rispettivamente il presidente della società e l'amministratore delegato, per la fiducia che hanno accordato a me, ma anche ai miei compagni di viaggio. Vi volevo soltanto ricordare a me stesso che noi abbiamo iniziato questo ciclo di trasmissioni, e la nostra trasmissione si intitola Calcio Totale perché siamo per una visione giocosa del gioco del calcio, scusate la ripetizione. Ci piace veicolare attraverso la nostra trasmissione la cultura sportiva, il rispetto per gli avversari e soprattutto il fatto che, anche come dice il maestro Zdenek Zeman, anche nell'arrivare ultimi ci vuole dignità, nel senso che nella vita, come nello sport, la vittoria non è l'unico obiettivo possibile, è quello più importante ovviamente per chi fa sport, però si vince uno solo per ogni campionato, tutti gli altri devono partecipare a questo gioco, e noi siamo perché si possa parlare, ci si possa andare appunto allo stadio per divertirsi. Insieme abbiamo cercato di offrirvi anche quest'anno tutta un'altra serie di contributi, avete visto stasera quello del libro di cui abbiamo parlato, per cercare di dare un'informazione il più completa possibile, ma soprattutto per cercare di contribuire in maniera piccola, piccolissima, ad aumentare la consapevolezza in ognuno di voi che ci ascolta, perché, e qui chiudo veramente, essere consapevoli nella società delle comunicazioni in cui viviamo è forse la cosa più importante. A me a questo punto non resta altro che davvero salutarvi per l'ultima volta quest'anno, vi auguro buone vacanze e buon calcio a tutti.